Io la ringrazio della risposta, però c'è una considerazione che va fatta. Piazza 20 settembre potrebbe dirsi che dovrebbe essere il serato della nostra città. Io un giorno di settembre, una bella giornata di corso, ho contato 25 moto parcheggiate lì davanti, più 6-7 macchine auto, tutte lì davanti, moto. E io poi ho guardato i segnali e le moto non possono essere parcheggiate lì, assolutamente. Questo l'ho rivisto il sabato e alcuni cittadini hanno fatto proprio una protesta per i parcheggi che ci sono davanti al parco. Cioè c'è della gente che arriva, mette la macchina in quel tratto dove c'è parcheggio per incapaci, parcheggio per scarico, e la lascia lì tutta la mattina. Purtroppo devo dire che nel giorno in cui ho scontrato e nel giorno in cui un cittadino mi ha fatto vedere questa situazione, c'era un vigile trascritto davanti alla banca popolare. Quindi capisco le 102 multe, capisco le 108 multe di corso Garibaldi, non vorrei che i soliti noti fossero sempre parcheggiati davanti al posto e che le multe non riguardassero loro, non con intenzione, ma per puro caso. Quindi io la prego, assessore, di controllare il traffico e le soste davanti al posto. Se manda fuori al sabato o al mercoledì qualcuno, è pieno, pieno di macchine dove non si può parcheggiare, che la gente deve scendere, deve spostarsi per poter salire sul marciapiede. Questo non è giusto, non è corretto. E questo per quanto riguarda la proposta, credo che la videosorveglianza e tutto quello che voi avete messo in atto vada bene, perché c'era anche quella storia di rifiuti che io ho fatto in interrogazione sul tempo, quindi va bene che ci sia questa sorveglianza, però la questione ancora non è risolta lì avanti. Per quanto riguarda la fine del corso Garibaldi, io che ogni tanto vedo la linea rossa, ho notato più di una volta che la linea rossa non riesce a parcheggiare nello stallo, cioè a parcheggiare accostata nello stallo che è adibito a questo uso, perché ci sono sempre furgoni e non hanno solo carico e scarico, cioè stanno lì dalla mattina alle 8 e mezza, 9 alle 9 e mezza fino a mezzogiorno e mezzo, che insomma qualche cosa bisogna, o vai così o c'è un parcheggio per tutti o non ci deve servire nessuno. Questo è il concetto, quindi mi sento così parzialmente soddisfatta, non tanto per le multe, perché molto probabilmente le multe le volte le prendono coloro che parcheggio forse la volontà tanto fuori dagli stanni giusti. Invece chi lo fa per abitudine, tipo quelli che vanno a destra apposta, non c'è una via. E anche se hanno la zona